Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra rubrica settimanale di informazione Caccia News curata e gestita da Associazione Cacciatori Lombardi. In questa puntata parleremo del, dell'approvazione a larga maggioranza in Commissione Agricoltura di Regione Lombardia e del parere sul regolamento regionale in merito all'allevamento degli uccelli da richiamo. Ci sono state alcune proposte significative approvate. Eh, a cui adesso l'assessorato caccia spetterà recepire, in particolare, e parliamo eh, relativamente ai richiami vivi: la possibilità di sostituire l'anello alla zampa lesionata ai fili terapeutici di un uccello con una nuova fascetta in plastica, eh, che sarà ovviamente consegnata alla regione Lombardia. Un altro punto, la possibilità di utilizzo in Lombardia di uccelli da richiamo elevati in altre regioni. E come ultimo punto, relativamente semplice a questo argomento, stabilire le caratteristiche al diametro degli anellini inavovibili per l'allevamento che verranno definiti unicamente dalle associazioni ornitologiche. Abbiamo chiesto a Firmo Vazzani, noto allevatore del Bresciano, eh, quelli che sono i suoi pareri e quelli che secondo lui saranno, sono gli sviluppi di questa vicenda. Allora, eh, sviluppi non molti purtroppo nel senso che da quello che è emerso eh, a parte vabbè altre iniziative eh, per snellire alcune forme burocratiche vigenti ok per quanto riguarda gli anellini non molto novità nel senso che o meglio il mio parere è questo purtroppo la regione che da chiede pareri a associazioni ornitologiche che personalmente ritengo non all'altezza di dare dei pareri per quanto concerne l'allevamento, perché personalmente mh, non vedo che c'è una eh, non dico una volontà, ma un'informazione corretta, perché probabilmente sia in Regione, ma tanto tanto a questo punto metto in dubbio anche che le associazioni ornitologiche lo possano sapere, sappiano come si svolge un allevamento, come eh, avviene una deposizione, come avviene una schiusa, perché si, parlava tanto di, eh, si è parlato tanto di eh, semplificazioni. Allora la semplificazione secondo me più coerente, più semplice da poter fare era quella di togliere un semplicissimo emendamento che c'è tuttora nella, nella 26 regionale ovvero quella che ci impone di utilizzare degli anelli corrispondenti alle sigle, le sigle degli anelli corrispondenti alle associazioni ornitologiche che ci consigliano. Ommettendo però una cosa molto grave, secondo il mio punto di vista, ed è palesemente verificabile con relazioni veterinarie che lo attestano, video e, e con quelli che hanno una minima di conoscenza del mondo dell'allevamento, ovvero che i, i turdidi, qualsiasi tipo di turdide, Depone un uovo al giorno e la schiusa, dopo un quattordicesimo giorno dalla terza uovo deposto, avviene appunto la schiusa. Ma non nascono tutti insieme i pulli, nascono in base alla deposizione che ha fatto la femmina, quindi nasceranno i primi tre il primo giorno e successivamente il quarto e il quinto. Ciò vuol dire che l'ultimo nato col primo nato hanno minimo due, se non tre giorni di differenza, in base poi alla, alla cova della femmina. Quindi cosa vuol dire? Che il tarso del pullo, quando noi andiamo a toglierli a sette giorni di vita, non avrà, ci sarà un'incongruenza nella dimensione dei tarsi dei puli, perché chiaramente due giorni di vita sono un'enormità nella fase di accrescimento. E quindi per la tutela del benessere animale io andrei a porre un anello che non provochi danno o, dolore all'animale e quindi è assurdo utilizzare delle sigle consigliate quando magari un esempio 4,2 che è la sigla diametro eh, consigliato per la FOI per quanto riguarda la FOI per il sassello a un primo nato magari non riesco a metterlo o a fatica riesco a metterlo e all'ultimo nato, all nato della stessa covata quasi discende. Quindi per logica e per il seguito del benessere animale, andrebbe a porre un anello rispettando comunque la 157, ovvero che una volta che il tarso eh, della zampetta li cresce da adulto, non scenda, quindi inamovibile, ma appongo un anello che sia consono a non provocare danno all'animale. Questa, secondo me, è semplificazione. Quindi bastava semplicemente togliere. Semplicemente togliere questo obbligo nell'utilizzo delle sigle consigliate dalle associazioni ornitologiche. Per me, questa è la semplificazione. Nel rispetto del benessere animale, ma non è che lo dico io perché sono Firmo Bazzani, lo dicono tutti gli allevatori, lo dicono i veterinari che possono fare delle relazioni e che confermano quello che sto dicendo. Ci sono prove video, posso farvi tutte le relazioni che, vol che volete. Quello che sto dicendo è scientificamente anche provato. Eh, d'altro canto hanno, hanno imposto eh, hanno, cioè non è che hanno imposto hanno eh, specificato l'utilizzo dei richiami eh, provenienti da altre regioni io non ho mai letto nessuna legge che ci impone di non utilizzare uccelli da altre regioni o l'avranno fatto per tutelare il futuro non lo so ma questa cosa secondo me non è una semplificazione quindi io da quel punto di vista e ripeto è un mio punto di vista personale per quanto riguarda l'allevamento e il discorso Nellini, non ci ho visto niente di buono, anzi tantissima confusione, tantissima eh, non conoscenza, anche la regione stessa. Io mi sono esposto più volte dicendo che se vogliono contattarmi come consulente tecnico e conoscente del mondo, del, del mondo dell'allevamento, perché è il mio lavoro, lo facciano, ma non mi ha mai chiamato nessuno e sinceramente questo... Mi lascia un po' basito eh, sentire anche certi, eh, certe affermazioni dette anche ieri sera. Eh, ti, far, ti fanno capire che di eh, conoscenza nel mondo dell'allevamento non ce n'è un granché. E questo lo reputo abbastanza grave perché se io devo andare a chiedere a eh, un fabbro come fare una ringhiera, non vado dal farmacista o dal falegname, andrò dal fabbro. Quindi, chi più di un allevatore, di un veterinario può dare delle giuste consulenze, poi potranno essere recepite come non potranno essere recepite. Eh, ma se, se questo non avviene, non lo so, chiederanno a, alle associazioni ornitologiche che non sanno, da che, né, secondo me, non sanno neanche da che parte è il becco e da che parte è la coda, perché a questo punto. Però ecco questo è un mio parere personale quindi sono fortemente deluso da quello che è emerso dalla riunione di ieri sera per quanto concerne il discorso dell'allevamento e per quanto concerne il discorso degli anellini. Per il pregresso personalmente penso che se non c'è una volontà politica di fare una sanatoria non c'è altro cioè non c'è non vedo altro a altre scappatoie come magari potevano palesemente essere presentate quella di togliere l'anello sotto prescrizione del veterinario sì fino a un certo punto ma anche no. Nel senso che eh, cosa facciamo? 50 richiami che pensano di portare dal veterinario 50, 50, eh, e dietro con 50 cartelle del veterinario, che attesti che l'anello provoca danno alla, alla zampetta dell'animale vale. Insomma, secondo me, la volontà politica di sistemare le cose deve essere fatta in maniera diversa perché? per quanto riguarda il pregresso. per quanto riguarda il futuro. Le possibilità di sistemare le cose ci sono tutte però chiedendo consulenze a persone qualificate, a veterinari e a persone che comunque ne sanno di cose, non a persone che sicuramente magari non sanno come funziona un allevamento, non sanno come avviene una schiusa, non sanno come viene una deposizione, non sanno come vengono le nascite e non capiscono nulla no. del danno no. dell'allevamento. Eh. Questo è il mio parere personale. Abbiamo chiesto a Firmo Bazzani appunto quello che è il suo parere e parte della sua intervista continuerà nella prossima puntata perché questo approfondimento sugli anellini dei richiami vivi che è di vitale importanza eh, per tutti i capannisti è un argomento molto importante e eh, lo vogliamo continuare a trattare nei, nel corso della nostra trasmissione appunto Caccia News abbiamo però rintracciato anche per insomma un, anche un parere dal punto di vista interno quindi abbiamo rintracciato telefonicamente il nostro presidente regionale Carlo Bravo che anche lui ha seguito eh, molto da vicino la vicenda e anche lui ci ha rilasciato un parere e il suo punto di vista. Stavo dicendo che vedo nelle parole di firmo forse anche ragione che non essendo stato né lui né altri interpellati su questa questione qua forse una parte c'è là ce però siccome eh, come diceva lui eh, anche la questione di non usufruire di anelli provenienti da altre regioni, ti posso garantire che è stata una mia spinta su quella cosa qua perché vorrei capire quanti cacciatori usano, o possono usare eh, richiami da altre regioni. Perché anche l'AMO eh, mi ha detto che sì, si può, però ecco, questo è solo un rafforzamento: se si può, lo scrivano bene. È vero che tutto quello che non è scritto, e eh, quindi non è proibito. Però io vorrei capire quanti sono quelli che vanno a prendere da altre parti di, di, di altre regioni e possono soffrirmi qua da noi. Io so anche da un nostro amico qua che aveva preso due sasselli e che poi non poteva più usare, perché l'ha preso delle marche, non poteva più usarle qua. Ma vedo anche qualcuno che va eh, a Vicenza così e mi miso i più di cacciatori già abbiamo paura di usare gli anelli che ci hanno imposto in questo modo e che magari ci sequestrano gli uccelli perché eh, non sono a misura, perché sono fuori di qualche decimo, cosa che poi abbiamo visto che anche nella, nella produzione loro stessi dichiarano che non sono tutti uguali e abbiamo visto anche quel famoso 73-75% degli anelli che hanno controllato e in effetti questo ci dava ragione su quell'aspetto lì. Però capisco Bazzani perché dice come poi eh, sono a disposizione, l'ho detto più una volta, nessuno mi ha mai chiamato questo tipo di atto, oppure chiamare un altro veterinario eh, il fatto è che la regione può fare le cose fino a un certo punto perché se poi sai benissimo che tu vai in contrapra o con qualcun altro in regione che non accetta la cosa, dobbiamo andare a livello nazionale e non solo a livello nazionale cosa ci sia scritto sotto la forma di che tipo di anelli poter usare. La FOI, ti lascio rispondere dopo, la FOI so che è molto più precisa perché fanno le gare internazionali e tutto. Ad esempio, io ho chiesto di fare questo emendamento qua per dare un aiuto ai cacciatori, però come mi risulta a me, risulterà sicuramente a Bazzani, c'è anche il fatto di a livello internazionale ci sono tantissime sigle che potrebbero rientrare in questa cosa. Io continuo a dire siamo in Europa, perché non possiamo usare sigle di, in Europa, perché non posso andare in Spagna a prendere gli uccelli, sapendo tutto questo per calmiarizzare un po' anche il prezzo, eh, perché bisogna calmer, mettere un freno anche a quello lì, perché quei pochi che si trovano hanno un prezzo non accessibile a tutti, questo lo sappiamo benissimo. L'altra cosa che hai detto, magari va a entrare l'anello nella carne dell'uccello, a quel punto lì eh, non possiamo andare tutti da un veterinario perché bisogna capire anche una, una semplice carta veterinaria, quanto costa, e non tutti potrebbero affrontare questa spesa. Quindi logicamente, capisco se uno ha 50 richiami: vabbè, fortunatamente non tutti gli diventano le gambe così, però eh, qualcosa bisogna anche fare. Dopo, mh, ripeto, eh, tutto a fare è tutto. Non solo la ragione, la ragione l'assessorato in sé, cosa accetterà di quello che è avvenuto in commissione, eh? perché questo è passato in commissione, da lì a farlo passare in giunta mh, qualche dubbio mi vengono ancora, eh? perché è il finale che conta, quindi vediamo un po' cosa, cosa penseranno di fare, ecco anche per questa sera è tutto ringraziamo i nostri ospiti Firmo Bazzani dell'allevamento Red Wing e il nostro presidente regionale Carlo Bravo per aver contribuito a, ad intervenire per questa puntata l'approfondimento sugli anellini continua la prossima settimana in cui andremo avanti a trattare di questo argomento e vi ricordiamo come sempre le nostre pagine social ACL Associazione Cacciatori Lombardi la nostra pagina Facebook il nostro sito internet Lombardi e per scriverci e contatto diretto con noi info chioccio l'associazione cacciatore lombardi.it l'appuntamento è come sempre alla prossima settimana a tutti voi una buona continuazione e una buona serata